tutti. Adesso vi presenterò appunto il punto di vista didattico rispetto al quale questo strumento, questo prototipo è stato creato. Quindi sostanzialmente è un prodotto che adesso poi Andrea Zappi di Green Team presenterà nel dettaglio anche a livello operativo. È un prodotto che sostanzialmente aveva l'obiettivo di lavorare anche su una pluralità di target e si rivolgeva appunto a una pluralità di attori nel campo appunto pubblico, della pubblica amministrazione. E, ovviamente, diciamo, questo lavoro ha richiesto particolare impegno, soprattutto anche rispetto alla negoziazione delle diverse culture di e-learning che le diverse organizzazioni che partecipavano alla costruzione di questo prodotto poi provenivano. E quindi delle culture sicuramente differenti che per dialogare hanno avuto la necessità appunto di trovare un glossario comune, che è stata un'impresa insomma sicuramente inizialmente molto dura, ma è anche molto bella perché è stata una sfida verso appunto il dialogo, l'apertura e il confronto. Quindi ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a pensare questo prodotto e stavamo pensando ad alcune esigenze, anche alcune esigenze di cambiamento didattico rispetto alla progettazione di un contenuto che, come vedrete, ha delle caratteristiche di apertura, di flessibilità, di caratteristiche che vanno anche verso, diciamo, il requisito di una sostenibilità tecnica, didattica dello strumento. È inutile creare questi grandi strumenti per poi, diciamo, depositarli, non utilizzarli più, fare investimenti grandi in risorse, in appunto creazione di grandi contenuti per poi dopo, diciamo, rendere dei learning object molto obsoleti a distanza di pochi anni. Quindi, per le sue caratteristiche, Guido cerca di soddisfare tre grandi dimensioni che secondo me sono complementari e necessarie nello stesso momento. Sicuramente una dimensione informativa, no? Una dimensione che va a lavorare sulla sensibilizzazione anche ai temi dell'e-learning, ai temi delle competenze per l'e-learning, ai temi che riguardano anche la costruzione di contenuti per l'e-learning in tutte le sue varianti, no? Dall'e-learning, diciamo, full distance, all'e-learning blended, all'e-learning invece verso cui noi stiamo andando, che è sicuramente di natura più social. Cerca di coniugare, diciamo, le esigenze di una persona che vanno da sicuramente una traiettoria informale verso il formale, oppure al contrario, si possono spostare verso dal formale all'informale con l'utilizzo di diversi strumenti. Una dimensione anche formativa e culturale, perché crediamo che ci sia ancora molto bisogno rispetto a questa dimensione formativa culturale, sia nelle pubbliche amministrazioni, sia nella scuola, nell'università, perché riuscire a dare valore all'uso di uno strumento, in questo caso all'uso di uno strumento che supporta, diciamo, processi di formazione in e-learning, dando, per quello che ci siamo riusciti e quello che riusciremo a fare, perché questo, come ricordava Agostina Betta, è uno dei primi incontri per far conoscere lo strumento, ma sicuramente noi abbiamo bisogno anche di farlo sperimentare, di avere dei feedback, di avere un riscontro per implementarlo, per migliorarlo sempre nella logica che dicevo prima, quella della sostenibilità, e quindi non creare un prodotto che muore in partenza. Allora, niente, questo è appunto una componente che riteniamo importante, perché la valorizzazione di un approccio di learning con certe caratteristiche certamente non, diciamo, non va poi a creare delle situazioni in cui il learning viene visto sostanzialmente come un elemento, diciamo, sostitutivo della didattica tradizionale o un elemento così accessorio, ma un elemento sicuramente implementativo. Laddove non riusciamo a arrivare con quello che è potenzialmente possiamo fare in aula, allora noi abbiamo cercato di provare a dare alcuni indirizzi, alcune linee guida, secondo un approccio che adesso vi mostrerò, appunto per orientare una persona nel comprendere come questa competenza didattica, tecnica, rispetto all'uso dell'e-learning per la formazione, può effettivamente essere una risorsa in più nella logica ovviamente implementativa e non sostitutiva. Ovviamente il prodotto è stato studiato per avere una sua dimensione fortemente operativa, perché poi è sul campo che noi ci vogliamo confrontare,
appunto mettendo insieme diverse competenze, è una dimensione appunto che necessita di una sperimentazione pratica. Allora, l'approccio qual è stato? L'approccio che abbiamo provato a individuare nella sua architettura didattica del prodotto è stato un approccio, diciamo, per problemi e soluzioni. Cosa abbiamo fatto in sostanza? Abbiamo cercato di comprendere quali erano le principali domande che potevano guidare un operatore interessato a conoscere il learning e sperimentarlo, attraverso le quali poi, attraverso una serie di domande, orientative, riuscire a trovare delle possibili risposte che poi si concretizzavano attraverso una indicazione su delle risorse di approfondimento, degli strumenti operativi, delle risorse anche appunto multimediali che potevano supportare qualsiasi operatore nella progettazione didattica di un percorso e-learning in tutte le sue fasi, dall'analisi dei fabbisogni alla ideazione del progetto, alla erogazione dell'attività. E poi tutte le fasi ovviamente che accompagnano il monitoraggio, la valutazione e la qualità di cui Monica Turrini ha accennato prima. Quindi quello che abbiamo provato a fare, e questa è stata un po' la sfida anche didattica più grande, è quello di riuscire a passare, e in qualche misura secondo me ce l'abbiamo fatta, e io sono contento su questo. Da un e-learning tradizionale che ha alcune di queste caratteristiche sicuramente che riconoscete tutti nella sua sequenzialità delle risorse, no? Su questo con Andrea Zappi ci siamo confrontati più volte proprio per rendere le risorse autonome ma allo stesso tempo diciamo interconnesse l'una con l'altra. Questa è stata un'operazione che insomma, ha una sua complessità. La tracciabilità dei percorsi, uscire dal mito che stare tanto tempo dentro le risorse didattiche, studiarlo, vuol dire creare apprendimento nelle persone, apprendimento significativo, questo è un grande mito. Uscire dalla standardizzazione, anche su questo, io devo ringraziare insomma, Andrea per le suggestioni che ha sempre dato, perché standardizzare vuol dire poi chiudersi in mondi. Invece l'operazione che abbiamo cercato di fare, questo insomma devo ringraziare Agostina Betta e il gruppo della Regione, è quello di una sfida verso la grande apertura e il confronto vero, concreto, dove ci sono delle persone che lavorano insieme e che effettivamente sperimentano la cultura del confronto e della collaborazione. Io su questo mi riconosco perfettamente. Altra caratteristica ovviamente da chiusura, creiamo questi oggetti, li pubblichiamo su una piattaforma e chi li legge bene, chi non li legge pazienza. Guido cosa cerca di fare? Cerca di appunto affrontare questa sfida rendendo il contenuto che viene erogato attraverso un prodotto secondo appunto queste caratteristiche, quelle della modularità e quindi si contrasta questo tema della modularità con la sequenzialità. Io posso prendere parte a questo corso selezionando alcuni contenuti e creando un mio percorso formativo all'interno del prodotto. Quello dell'autonomia e dello stesso tempo dell'interdipendenza delle risorse didattiche. E poi questi tre elementi che secondo me sono fondamentali e che, insomma, su cui ci siamo riconosciuti tutti, quello dell'aggiornabilità delle risorse, proprio nella logica della sostenibilità del prodotto, e poi quello di rendere un prodotto accessibile, aperto, condivisibile da tutta una serie di stakeholder e di target su cui noi vorremmo lavorare. E in una logica appunto open. Open ovviamente con tutto un processo di qualità che è stato dietro alla creazione di questo strumento. Allora, cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Abbiamo una volta individuato queste variabili che noi riteniamo importanti nella progettazione didattica, adesso me ne farò vedere alcuni, le abbiamo incrociate sostanzialmente con tutte le fasi del processo di costruzione di un percorso e-learning. Quindi vuol dire che ogni fase, a partire dall'analisi dei fabbisogni, ha una serie di variabili didattiche, come il contesto organizzativo, le funzioni, i ruoli, i target, gli obiettivi. Ogni piccolo contenuto ha dei suoi approfondimenti, degli strumenti e dei riferimenti, appunto, concreti alle linee attuative. Ovviamente, insomma, abbiamo cercato di costruire uno strumento che permettesse una certa facilità di navigazione anche su dispositivi di mobile learning, e qui vedremo sicuramente qualche esempio. Quindi riuscire a individuare per ogni singola fase di progettazione delle variabili che incrociano appunto i diversi momenti della progettazione,
con dei focus specifici che possano aiutare sicuramente e molto concretamente un progettista nella sua costruzione di un percorso e-learning. Ecco, quello che secondo me cerca di fare Guido è coniugare queste esigenze, no? Di apprendimento informale erogato appunto attraverso, magari supportato da piattaforme come Moodle o altri strumenti, verso una prospettiva sicuramente che è un utilizzo anche formale, no? E qui ci sarà tutto il tema da affrontare anche rispetto alla certificazione, alla diciamo, certificazione di un percorso, delle competenze che tu hai acquisito in questo percorso. Ma l'elemento centrale è sicuramente quello, la sfida, insomma, che secondo me siamo riusciti appunto ad affrontare, è stata quella di creare un prodotto realmente aperto e che abbia la sua caratteristica fondamentale nella sostenibilità tecnico-didattica. E questo è un po', diciamo, l'architettura che ha guidato la costruzione del prodotto, che ha visto confrontarsi diversi attori e ora, insomma, ci terrei a chiamare Andrea Zappi per illustrarvi, insomma, concretamente il prodotto.